È stata rinvenuta una croce fatta con due mollette per stendere i panni dinanzi alla porta dell'ufficio di corrispondenza del giornale di Sicilia in Viale Trieste, al primo piano. Tutto è avvenuto intorno alle 13:30, quando alcuni colleghi si stavano recando a pranzo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile che hanno fatto i rilevi del caso e si stanno occupando di visionare eventuali immagini di telecamere presenti in Viale Trieste. Numerosi gli attestati di solidarietà giunti ai colleghi del giornale. Sì, tutto è accaduto poco dopo le 13. Intanto abbiamo ricevuto una chiamata al videocitofono, un collega, Giuseppe Cannavò, è andato ad aprire, però non ha risposto nessuno. A quel punto abbiamo continuato a fare il nostro lavoro, altri 5-10 minuti, abbiamo perso un po' di tempo, poi abbiamo deciso di fare la consueta pausa pranzo e non appena abbiamo aperto la porta abbiamo visto questo strano reperto, diciamo così, questa molletta che era stata appositamente, diciamo, rotta e trasformata in una croce e messa proprio davanti alla porta della nostra redazione. Dopodiché io ho informato il nostro caporedattore Giuseppe Martorana, che immediatamente ha informato sia i dirigenti del giornale, quindi il direttore Giovanni Pepi, e abbiamo anche informato la squadra mobile. Nel primo pomeriggio è arrivata una volante con gli agenti della scientifica che hanno fatto delle fotografie e poi hanno sequestrato naturalmente il reperto. E purtroppo è un episodio davvero spiacevole, chiaramente sono i rischi del mestiere, lo sappiamo. Tra l'altro, ultimamente abbiamo anche ricevuto delle continue telefonate mute di persone che chiamano e poi riattaccano. Questo spesso avviene di sera. E certamente siamo preoccupati, ma se si tratta di, diciamo, di una intimidazione, certamente possiamo dire che non raggiungerà nessun tipo di obiettivo e si continuerà sempre a svolgere l'attività di informare la città e tutto ciò che avviene, insomma, senza nessuna paura, senza nessun timore del lavoro che si svolge. Negli ultimi tempi vi siete occupati di vicende particolari che potrebbero essere collegate all'atto di questo pomeriggio? Ma abbiamo fatto un po', abbiamo ripercorso un po' nella nostra memoria tutti i fatti, ma ci siamo occupati di tantissime cose, quindi è difficile poter individuare qualcosa, insomma, qualche episodio, diciamo, in particolare. Spesso riceviamo delle visite di gente comune, di persone che, insomma, manifestano una certa sofferenza del periodo di crisi che stiamo vivendo, che attaccano le istituzioni, insomma, che si vengono a sfogare nella nostra redazione, ma nulla di particolare, nulla che ci possa fare pensare a qualcosa. Sicuramente abbiamo pubblicato e continueremo a pubblicare anche inchieste che riguardano la criminalità organizzata, la mafia, quindi Cosa Nostra, sequestri di beni, provvedimenti cautelari, insomma tutto ciò che viene, diciamo, ogni mattina divulgato dalle varie forze dell'ordine, le inchieste che svolgono la magistratura. Quindi il compito d'altra parte è quello di informare sempre, però è difficile riuscire a collegare questo episodio con qualcosa di particolare, insomma, non siamo nelle condizioni di poterlo fare.